Beh, il film nasce come terza parte di una trilogia di documentari lungometraggi sulla storia italiana, la prima essendo Piazza Garibaldi del 2011 e poi La zuppa del demonio del 2014, fatti tutti con Giorgio Mastrolocco, il quale ha avuto questa idea, vedendosi avvicinare l'anniversario di Caporetto, il centenario, di porsi una domanda e di rimbalzarla a me, vale a dire perché noi italiani abbiamo Caporetto. Cioè, perché quella specifica sconfitta è perché quella sconfitta è rimasta nel linguaggio comune, nessuno parla di Vittorio Veneto, ma Caporetto viene utilizzato in tutti i campi. Evidentemente c'è qualcosa legato a quella sconfitta che ha un significato più forte, e probabilmente è proprio l'idea che nelle sconfitte noi italiani leggiamo meglio il nostro carattere di quanto non lo leggiamo nelle vittorie. E su questa idea parte il film, cioè quello di andare a investigare durante 100 anni una riproposizione dello schema sconfitta, risurrezione, ma non dimenticando che la vittoria non cancella la sconfitta, c'è un prezzo da pagare per tornare a vincere. E dal punto di vista della domanda che ricorre, perché a cosa servono i morti? Perché il Novecento è stato un secolo di grandi massacri. È curioso il rapporto che c'è col Novecento, perché rispetto all'oggi. Oggi credo si lamenta la mancanza di valori, di ideali, di grandi cose per cui vivere. Quelle stesse cose, quegli stessi grandi ideali nel Novecento hanno prodotto guerre, massacri e quant'altro. Quindi la domanda a cosa servono i morti è proprio legata a quello, cioè alla fin fine di tutta questa gente che è morta, di tutta questa energia popolare che è stata utilizzata per combattere le guerre, fare le rivoluzioni, abbattere il fascismo e tutto quanto, cosa resta? Perché ci sono i morti e che relazione hanno con noi oggi? E la risposta credo la dia molto bene Manlio Milani alla fine della parte novecentesca, quando dice che i morti servono a capire le ragioni per cui sono morti. Quindi non sono morti inutili, non sono mai morti inutili se sai che ci sono stati e se ci pensi. E dall'altra parte c'è invece un 2000, un secolo nuovo, molto banale, molto disorientato, dove non succede niente, però è un secolo di pace. E la pace curiosamente non produce niente di particolarmente eccitante, ma questo generico senso di smarrimento nel quale viviamo tutti, e paradossalmente dopo un secolo di morti c'è un secolo di non nati, visto che gli italiani si stanno lentamente estinguendo, che lo sappiano o no. È interessante pensare che in 100 anni c'è un film girato nel 1916, cioè a guerra in corso, quei pezzi di film tratti da Maciste Alpino. Sono stati girati contestualmente alla guerra. Quelli che vediamo sono soldati veri, non è gente che fa finta di essere soldato. Era un'operazione anche di propaganda. E quindi in piena guerra c'era, non so, quasi la superbia, questa insana idea di poterla mettere in scena mentre la combattevi con le stesse persone negli stessi luoghi in cui stava accadendo. E quindi quello forse è il primo punto di partenza. Poi dopo, chiaramente dopo la guerra. Dopo che la guerra è combattuta, ci si comincia a pensare in maniera più critica, che c'è tutta una linea, direi, di cinema pacifista che arriva fino a Uomini contro, quello che quando avevo 20 anni io era il film sulla Prima Guerra Mondiale, che era il film di Francesco Rosi tratto dal libro di Lussu, che però credo visto oggi denuncia parecchie magagne. Era un film molto ideologico, era un film molto forzato, che nella sua volontà di fare un discorso più che condivisibile, cioè contro la guerra, forse arrivava a esagerare al tal punto di non essere credibile. Probabilmente più divertente, insieme più divertente e più interessante, vedere un film come La Grande Guerra oggi, con Sordi e Gassman, una commedia di Monicelli, dove apparentemente c'è un cinema più tradizionale, più di genere, ma dove c'è forse ancora più cattiveria che non nel film di Rosi. Non credo ci sia stata mai nella cinema italiana invece una celebrazione, sì, forse durante il fascismo della Prima Guerra Mondiale come fatto epico, ma credo che gli italiani rifuggano abbastanza dall'epica in generale, tanto più adesso. Dopodiché la Prima Guerra Mondiale, sì, ormai è una cosa che è successa 100 anni fa, non so che rapporto possono avere i giovani con quella cosa, anche perché appunto, nel Novecento. Quando avevo 20 anni io comunque si combatteva ancora nelle strade, c'erano le bombe sui treni, la violenza e la morte la vedevi quotidianamente, era un elemento non drammatico, cioè, perché in realtà diciamoci la verità, si viveva lo stesso, si prendevano i treni uguali anche se ci mettevano le bombe.
come si pigliano oggi gli aerei, anche pensando che potrebbero essere sabotati. Insomma, quella cosa lì c'è stata, ma penso che oggi però la violenza proprio sia rimossa dalla percezione quotidiana, anche per via dei media, della virtualità, eccetera, sia solo percepita come una postura e non un fatto concreto, fisico. Bisogna intendersi su cos'è la memoria, perché se la memoria è solo ricordarsi che i fatti sono accaduti, è poco, è un esercizio davvero mnemonico, cioè uno si impara delle date, sa che sono successe certe cose, magari con più consapevolezza mette insieme anche causa ed effetto, ma la memoria reale è quella che ha un significato per te, è una memoria fatta di esperienza, cioè devi collegare alla memoria qualche cosa al fatto accaduto. Un sentimento, un'emozione, un qualche cosa che importa a te, un'esperienza, ed è questa la cosa che credo che bisognerebbe fare, altrimenti qualsiasi esercizio di memoria è assolutamente sterile. Devi trasformare quella memoria in un'emozione che la gente si porta a casa. Quindi credo se uno fa dei film su questo tipo di cose, non deve esporre delle idee, odio i film che espongono le idee personalmente, deve provare a raccontare delle storie in una maniera che sia insieme imprevedibile, perché devi catturare l'attenzione, dall'altra parte creando dei sentimenti, che non vuol dire far piangere o chissà o indignare, che sono due cose molto facili da fare, ma lasciare un qualche cosa che ti porti a casa quando il film è finito. Essere produttore è un concetto che ha molti significati. Io sono produttore nella misura in cui produco i film che faccio io e quindi sono un produttore legato al fatto stesso che voglio controllare al meglio e riesco a farlo più in fretta che se dovessi affidarmi a un produttore esterno. Fare produttore a livello professionale significa altro, significa avere un'azienda, avere una politica imprenditoriale, avere dei dipendenti, avere anche un disegno più grande, per cui devi sapere cosa vuoi andare a produrre, se vuoi produrre film di successo, se vuoi produrre film di qualità, se vuoi produrre tutto insieme. Insomma, la mia idea di produzione è semplicemente una maniera per rimanere indipendente. E poi, insomma, io ho cominciato a fare il regista, ho fatto molti film di cui non ero produttore e ho visto quanti sprechi ci sono nel modo di produrre cinema. E quanta gente in più c'è che fa lavoro nella produzione che potrebbe non esistere, ma esiste solo perché c'è la produzione. E quindi sono diventato produttore sostanzialmente perché avevo un'idea rispetto al mio cinema di come poter spendere meglio i soldi, impiegare le energie e quindi fare film in maggiore libertà e anche con maggiore controllo. Alla domanda cosa si consiglia a un giovane regista? Io credo la prima cosa che deve fare un giovane regista è chiedersi perché vuol fare quella cosa lì, cioè soprattutto perché lo vuole fare col cinema. Io non ho mai pensato che il cinema fosse, cioè io da giovane non pensavo di fare regista, ho lavorato nel cinema, ma ho iniziato molto tardi, quando ho sentito che avevo una storia da raccontare, avevo anche la capacità, diciamo, linguistica per farlo. Ma se non lo sai e se non c'è un'urgenza reale, c'è bisogno di fare il cinema, ecco. Il punto può sembrare paradossale, ma io non credo ai registi, credo ai film, cioè, e io non penso di essere un regista, io penso di essere uno che fa film. Ci sono dei film, ci sono delle storie che devono essere raccontate e uno si mette lì e le racconta secondo quella che è la sua logica. Ma non mi sono mai trovato nella situazione di fare il regista perché quello era il mio mestiere. E quindi credo che anche un giovane dovrebbe porsi prima di tutto quella domanda lì. Se vuoi fare la regia come mestiere, che è una cosa ed è plausibilissima ed è legittima, oppure se vuoi essere, chiamiamolo per usare un termine per capirsi, un autore, e allora lì hai dentro di te le risposte a quella domanda e anche le difficoltà economiche, in quel caso lì difficilmente sono un ostacolo reale. Se vuoi farlo, lo fai. Se hai qualche cosa da dirlo, dici. Ma io ho iniziato a fare cinema a 19 anni, fare cinema intendendosi a gestire un circolo cinematografico, un cineforum, come tanti cineforum c'erano negli anni 70. In una città come Bergamo che aveva 120.000 abitanti, di cui 6.000 erano iscritti al circolo, non c'era niente da fare a Bergamo, questa è la verità, insomma, tutti al cinema per quello. E questo generava un
piccolo volume di denaro che consentiva a quattro persone di camparci, invece di fare lo studente lavoratore con i classici mestieri da pizzaiolo, lavorando così part time. Il ciclo ci dava a noi quattro la possibilità di fare sia delle cose pratiche che dei grandi voli teorici, per cui scrivevi meravigliosi saggi su Stanley Kubrick, però al contempo spazzavi la sala, proiettavi, staccavi i biglietti del cinema. Ed era una maniera molto pratica di lavorare col cinema. Una filiazione di questo è poi stata aprire una cooperativa di distribuzione che ha portato in Italia film importanti che non venivano negli anni 70. E quindi tutta la mia conoscenza del cinema nei primi 10-15 anni in cui ci ho lavorato è di tipo commerciale, se vogliamo chiamare così. Commerciale molto di qualità, molto militante, però si parlava di quello, di soldi, di mezzi, di strutture, di circuiti. E poi a un certo punto negli anni 80 il cinema italiano era talmente brutto che ho pensato che se anche facevo un film brutto io in più non era un dramma. Quindi no, poi non pensavo di fare un film brutto ovviamente. C'erano parecchi soldi in giro, si potevano fare, era facile esordire, avevo una storia da raccontare che nessuno raccontava, ho cominciato, però poiché nessuno ti dà una laurea di regia realmente, in realtà è che diventi, fai un film, sei un regista, sei considerato da lì in poi un regista. Il cinema italiano degli anni 80 era brutto in questo senso, che i grandi autori, Fellini, Ferreri, Antonioni, tutti quelli lì, stavano diventando vecchi, ma non era tanto quello, diciamo. Era soprattutto che la società italiana a cavallo degli anni 70-80 è mutata in maniera radicale. Cioè, se oggi la guardiamo con la distanza del tempo, c'è un periodo che va, ed è un po' quello che racconta anche 100 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, col dopoguerra, fino agli anni 80. Sono 30 anni che sono leggibili attraverso una stessa lente. Dagli anni 80 in poi cambia il mondo, finisce qualsiasi forma di opposizione tra popolo e borghesia in Italia, tutti diventano borghesi, tutti diventiamo borghesi, arriva la televisione commerciale, finisce qualsiasi forma di opposizione interna, e in quella società completamente mutata i grandi registi non sapevano cosa dire, perché era cambiato il mondo. E chi tentava di raccontare il nuovo mondo, film come Ginger e Freddy Fellini, per esempio, o Identificazione di una donna di Antonioni, sono brutti. Tu non li guarda onestamente. Capisci l'intenzione che ci sta dietro, ma capisci anche il fallimento, perché non avevano il linguaggio per star dentro la modernità. E allo stesso tempo i registi giovani, non c'era stato un ricambio, ci sono stati un sacco di esordi veramente arroganti, superbi, malfatti, perché non c'era, non c'era proprio la trasmissione tra la vecchia generazione e quella nuova. Infatti si è ricominciato a fare film buoni, e adesso se ne fanno di buoni, molto buoni, dagli anni 90 in poi. Ci è voluto 10 anni perché si rimettesse in moto un meccanismo di rappresentazione di registi che stavano dentro una società che conoscevano, perché per 10 anni davvero c'è stato il niente. Sulla crisi dei cineforum, del cinema in generale, non so se come dire, cioè uno guarda il cielo e dice piove, era meglio se c'era il sole, ho capito, però piove. Allora, apro l'ombrello, se no mi bagno. La verità è che storicamente mi sembra che il cinema in sala sia andato ormai a svanire, cioè la funzione che aveva anche solo 10 anni fa è completamente cambiata. Io, per dirla un po' alla poetica, ma la mia generazione poteva andare al cinema consapevolmente e inconsapevolmente sperando che un film ti cambiasse la vita. Io non credo che nessuno oggi vada al cinema con quell'idea lì, non se lo aspetti neanche, vai al cinema con tutt'altre idee. È cambiata l'antropologia del cinema e quindi anche per esempio l'idea che 1000 persone si trovavano sotto lo stesso tetto e nel buio condividevano questa esperienza. Il buio adesso non ce l'hai più, metà della gente sta col telefono acceso, anche al Teatro Regio ho visto guardare un balletto. Questa idea che non sei mai in un posto, sei sempre in due, qua è connesso da un'altra parte, questo ammazza completamente la ritualità del cinema, è come avere il telefono acceso alla messa, che non ci vado a messa da secoli, ma penso che adesso qualcuno abbia il telefono anche alla messa, mi sembra che ormai sia inevitabile, però è caduto il sacro e quindi quella forma di cerimonia laica che era il cinema non c'è più, quindi lo vedi in tutti gli altri mezzi, nei computer, nei telefonini, lo vedi a pezzi, vedi le serie. Certo che la narrazione audiovisiva continua ancora, però non in quella forma lì, e quindi uno deve rendersene conto, insomma, è utile pensare che
era meglio prima, era, cioè, certo, per uno come me era meglio, era più divertente prima, non dico di no, però non è che devi stracciarti le vesti perché il mondo cambia, se la gente, se i giovani vivono il cinema in altro modo, non puoi forzarglielo, perché la loro esperienza è totalmente diversa dalla nostra.